Io e Marzio siamo stati in nazionale nel 2006 quando Bettini ha vinto il mondiale. E Marzio penso sia una delle persone più simpatiche e piacevoli che io abbia trovato nel mondo del ciclismo. Sono arrivato qua, l'ho trovato qua in mezzo, stava pulendo, lavando 6 cani, giusto? Sì, esatto, sì. E poi a rotazione li fai uscire uno alla volta al giorno? Sì, ognuno ha un proprio giorno libero. Per cui lui può godersi il giorno, io posso godere anche del mio cane. Di solito vengono con me in mezzo ai campi al lavoro. Dopo c'è chi sta un po' più a casa, chi viene un po' più con me, insomma, ma condividiamo la giornata assieme. Vai a caccia? Vado a caccia. Vai a pescare? Pescare no. Ah, ok, caccia sì, pesca no. Okay. Una domanda te la devo fare, ma gli asini? Cioè, ce li hai per quale motivo? Cioè, l'asino, cioè, per l'amor del cielo, volevo. Cioè, signori animalisti, è una domanda che posso fare regolarmente. Cioè, è una domanda lecita la mia. L'asino lo tieni, lo cresci, cosa ti dà l'asino però? Solo affetto? Ma noi tendenzialmente lo teniamo per affetto per tenere pulito le zone marginali. Diciamo, ogni tanto qualcuno lo vendiamo, ma è più per fattorie didattiche. Per diciamo, vanno su uno andrà su una casa di riposo. Vengono sfruttate, diciamo, per far compagnia a persone con abilità diverse o persone anziane. Marzio giustamente sta parlando in dialetto veneto con gli asini. Gli ha fatto i complimenti alla mamma perché è appena nata. È maschio o femmina? Femmina. La femmina che ha fatto una femmina. Marzio gli sta parlando, cosa gli sta dicendo Marzio? No, è stata brava. Che bella asinella ha fatto, è stata brava. E anche la sta accudendo molto bene. Marzio, è più facile parlare agli animali o agli esseri umani? Beh, dipende, se gli esseri umani sono come te, è più facile con gli asini. Hai visto? Hai visto? Questo è l'amico che non vedo da tanto tempo. Se no, normalmente no, è più facile con gli asini comunque in generale. Sono più... Più gestibili? Sì, poi sai, gli animali in generale sono più coerenti, chiamiamo così. Sono. Come vedi il ciclismo da adesso, anche se forse non lo vedi nemmeno? Sinceramente lo seguo poco, non mi manca e seguo veramente poco. Quest'anno al Giro d'Italia ho guardato la tappa, l'ultimo pezzo perché c'era in fuga Vendrame, essendo della zona, essendo anche un bravo ragazzo che conosco, ho detto beh, Vendrame me lo gusto, me lo guardo. È un altro sport, è un altro mondo, è un altro, non è proprio cambiato, è proprio un altro sport. Quello che tu facevi da solo durante un grande giro, oggi lo fa una squadra intera e va via la fuga e loro con questi SRM, con questi VAT, tengono la fuga lì, non c'è più fantasia, non c'è più nulla, è diventato un ciclismo robotico, quindi non c'è più, per fare un Bruseghin adesso hanno dovuto allestire squadre intere. Cosa ti manca del tuo mondo? È stato lo stipendio di una squadra intera, che non sarebbe stata male. Il momento più bello della tua carriera? Cosa cambieresti e cosa terresti della tua carriera e il momento più bello qual è stato per te? Ma della mia carriera, sai, tutti cambierebbero qualcosa della propria vita, no? Tutti abbiamo fatto del coso, però è normale quando arrivi a un bivio, scegli destra o sinistra, a volte era meglio andare dall'altra parte, ma questo lo sai col senno di poi, quindi non ho tendenzialmente rimpianti. Ho fatto delle scelte e le scelte poi sono state più o meno giuste, ma le ho fatte in quel momento, col senno di poi, se ancora viviamo un rimpianto perché ho sbagliato il bivio, cioè, così è. Il momento più bello... In questo momento, per esempio, mi è venuto in mente quando Bettini ha vinto il mondiale a Salisburgo, che me l'ha detto Ballerini della Miraglia, che io ero staccato, che mi passava. Cioè, se penso alla gioia, alla felicità che aveva in quel momento, anch'io con pianto Ballerini. Anch'io ce l'avevo quella gioia. In questo momento mi è venuto in mente lui, insomma, la felicità che passava attraverso i pori. Dove siamo, Marzio? Nel mio orto. Su orto, cioè siamo in un orto, non so dove siamo in mezzo ad un bosco. Esatto, in realtà questo è l'orto dove coltiviamo di solito fagioli, patate, cappucci, diciamo verdure più da temperatura un po' più fresca, dove ha bisogno di un po' più umidità. Ma da corridore venivi qua a fare queste cose qua o no? Ma diciamo corridore meno, seguivamo più il vigneto perché c'era anche meno tempo, giustamente l'orto ha bisogno di tempo e dedicarci alle cose, quindi stando via anche 15-20 giorni, un mese, era difficile... seguirlo. Scendere, cioè arrivare a casa dopo un allenamento, lavarsi, riposare, si può lavorare nei campi o è stancante?
Ma credo che i giovani, soprattutto, beh, tutti devono avere pensare a un piano B della loro vita, no? Il ciclismo è un passaggio e quindi bisogna creare interessi, che può essere l'orto, che può essere che altri tipi di lavoro, altri tipi di lavoro e altri tipi di interessi, anche studiando per poter crescere. Il ciclismo ha una grande fortuna, soprattutto quello professionistico, lascia anche tanto tempo libero, ci sono momenti morti della giornata. Cerchiamo di approfittarlo e di sfruttarlo per studiare le lingue, per imparare per progettare un futuro che comunque a 35 anni, quando uno smette, deve capire cosa vuole fare da grande. Quindi non usate sta storia, sono mal di gambe, non posso andare a lavorare nei campi. Mettete 4 cipolle giù come fa Marzio, 4 asini, 2 mucche, 6 conigli, 12 cani, cioè un po' di roba e poi venite qua. Gambe alte, vi fate portare in macchina con le gambe alte. Esatto. E venite qua e piantate tutto quello che è qua. È facile andare a comprare le cose, no? Dovete anche seminarle, no? Così vi lascia che la bronzatura da zebra, potete farlo anche a petto nudo, poi diventare una bella bronzatura omogenea. Vabbè, se lo dice lui.